Presidente, qual è il lavoro generale dell'Ordine degli Ingegneri? Di cosa vi occupate? Ma noi ci occupiamo dei servizi ai colleghi, abbiamo 7.200 iscritti circa nel nostro ordine della provincia di Torino, diamo dei servizi che vanno dalla tenuta dell'albo professionale agli aspetti deontologici, alle tariffe, alle interpretazioni e in particolare anche alla formazione professionale attraverso l'erogazione di crediti formativi che avvengono sia tramite l'ordine che tramite la fondazione che è un'emanazione dell'ordine. In che maniera avviene concretamente questo lavoro? Questo lavoro avviene facendo dei corsi a cui partecipano i nostri iscritti per avere i crediti formativi che sono necessari per l'esercizio della professione. I progetti per il futuro? I progetti per il futuro è lavorare comunque su alcune linee guida che sono quelle del Consiglio già in essere. In particolare noi vorremmo avere un ruolo sempre più importante nella prevenzione, anziché solo nelle calamità. Abbiamo un territorio estremamente fragile che è costantemente soggetto a frane, smottamenti, allagamenti e anche terremoti. Purtroppo vorremmo cercare di intervenire in una fase preventiva. Questo è uno dei nostri obiettivi. Accanto a questo obiettivo, che è puramente tecnico e di grande importanza, vorremmo anche che ci fosse anche un aspetto più culturale dell'ingegneria, in particolare dell'ingegneria nostra, per cui stiamo cercando di proporre anche sul territorio degli eventi di carattere culturale che sono un po' meno tecnici, ma secondo me valorizzano anche la figura dell'ingegnere. Tra questi è in fase di partenza un'iniziativa che si chiama Anima Colta dell'ingegnere, che prevede delle conferenze, dei dibattiti con degli ingegneri che non fanno proprio l'ingegneria dal punto di vista tecnico, ma si occupano di altri aspetti. Questo è una delle nostre prerogative, ecco. Ha già parlato di quello che saranno gli scenari che si presentano per i nuovi ingegneri. Qual è l'umore dei futuri ingegneri? Ma l'umore è che in questo momento la situazione è una situazione sicuramente critica, il mercato è un mercato fortemente in crisi, l'ingegneria subisce anche un po' questo fenomeno di globalizzazione, di crisi globale, per cui è in sofferenza. Cerchiamo comunque di proporre delle iniziative anche a favore dell'inserimento dei giovani, che è un elemento estremamente importante, di cercare delle nuove occasioni di lavoro. Il mercato dell'ingegneria è un mercato vasto, poliedrico. L'ingegnere è una figura che si adatta anche a forme di lavoro di altra natura, che non è solo quella mente tecnica del metro, del caschetto e della calcolatrice. La professione dell'ingegneria è una professione estremamente vasta. Noi speriamo che nell'ambito di questo scenario ci siano delle migliori possibilità di lavoro anche per gli ingegneri, e in particolare gli ingegneri della nostra provincia, che hanno anche a livello locale un politecnico di grande eccellenza.